io ce l'ho con Fausto Bertoncelli semplicemente perché utilizzare una vicenda personale legata a un fattore personale di problemi fisici per usi politici è semplicemente vergognoso. Bertoncelli si è candidato ormai con tutti, ha visto benissimo che in questi giorni abbiamo visto che sta facendo campagna elettorale per Bonaccini e ha iniziato a tirare fuori queste carte. Allora io chiedo a Bertoncelli che tiri fuori anche gli altri 99 casi e non capisco perché due giorni prima delle elezioni mi chiede di fa un po' di illazioni dicendo manca la documentazione di loro. Io ve la do, e qui questa è la prima commissione medica, così ce l'avete tutti, e poi dopo non ho fatto le copie dell'esenzione cintura, ma insomma, lo vedete. Anzi, io ad oggi potrei richiedere tranquillamente una revisione e vi assicuro che la mia percentuale di invalidità, che ad oggi è, no ad oggi, al 2006 è del 46%, oggi sarebbe non meno del 60 se non 70. Bertoncelli poteva farlo due anni fa, tre anni fa, un mese fa, e questo è collegato tecnicamente al suo desiderio di essere dirigente di un ufficio, che non lo sarà mai perché non può tecnicamente. Utilizzavano il CUD intestato alla moglie o ai parenti per cui sono stati multati. Abbiamo segnalato diversi permessi e stiamo osservando alcune situazioni anomale. Questo si chiama verificare. Bertoncelli è un geometra e non è un medico. C'è l'ufficio rilascio permessi, che intanto voi sapete che a giorni andremo in commissione e nel nuovo regolamento ZTL abbiamo ridotto la possibilità di mettere le targhe, per cui la vecchia amministrazione aveva chiesto 3, io scenderò oltre i 3, per cui uno poteva mettere 5 targhe, un permesso per cui ci trovavamo mamma, papà, nipote, nonno, zio, con la stessa targa che poteva entrare in cielo. Poi, il disabile a bordo o meno, ecco che in quel momento io non posso verificarlo. È chiaro che è un discorso delicato, perché quando fermi uno può dire sto andando a prendere un invalido a 10 metri, ecco perché gli ultimi hanno chiamato a casa e l'invalido era a casa ed erano in centro e abitavano a Porto Scuro. Gli ultimi li abbiamo beccati così. Per il controllo va fatto in questa maniera. Voi avete visto su questa pagina Facebook Liberiamo il centro dalle auto e tutti i giorni fotografano, lo dico perché qui giù, sì. Questa Mercedes blu qua davanti, Carlo Magno, non so chi è, sì. È una persona anziana che ha il permesso, va al bar e viene fuori, non riusciamo a multarla perché lui ha il permesso per andare lì, poi è questione di buon senso, io lo dico sempre, tutti potrebbero venire in centro, tutti potrebbero parcheggiare, ma fortunatamente parliamo di numeri molto ridotti in centro di disabili, molto, noi ne abbiamo presi 3 di disabili nell'attività di 2 mesi. Bertoncelli parla di 100 più altri 100 di uso improprio, se Bertoncelli ha queste prove, insomma vediamo gli esiti della procura, se hanno fatto l'esposto, ad oggi non c'è arrivato a nulla, insomma.